Ben ritrovati a una nuova puntata di Rock Politic. No, no, non vi preoccupate, non sarò io a presentarlo. Il conduttore è sempre il nostro Christian Cucci. Semplicemente, pur potendo far partire la trasmissione qui nei nostri studi, perché abbiamo tutte le misure anti-Covid a posto, abbiamo deciso di fare comunque condurre la trasmissione a Christian da remoto, per sicurezza, perché vogliamo rispettare questo secondo lockdown. Anche se non ci sono imposte appunto questo tipo di misure restrittive, e perché vogliamo che questa pandemia se ne vada più presto, vogliamo sconfiggerla. Quindi abbiamo a distanza da remoto il nostro Christian Cucci. Christian? Ciao Magda, Ciao come stai? Christian, benvenuto. Abbastanza bene, grazie. Nonostante tutto, teniamo duro e andiamo avanti. Teniamo duro, manca poco, dai, speriamo. Prima di iniziare Rock Politic, dici tu da ventenne come stai vivendo questo secondo periodo emergenziale? Ma come ha detto anche il figlio di Macron, è brutto avere 20 anni in questo periodo di coronavirus, no, di Covid-19. Ovviamente ci sono categorie della nostra società che sono più colpite, ovviamente di noi ventenni. Possiamo pensare appunto agli over 70 che la vivono in maniera più fisica, diciamo, questo Covid, in quanto un loro contagio sarebbe molto preoccupante dal livello fisico e salutare. Certo. Ovviamente dovendo studiare da casa, ormai lavoro che svolgevo per, diciamo, alternare gli studi, non posso neanche più svolgerlo, ormai devo fare tutto da casa, quindi la situazione è molto, molto più difficile, ovviamente, però l'importante è non crollare mentalmente, andare avanti e tenere duro e rispettare le regole soprattutto. Difatti, anche perché è pericoloso, come hai detto tu, è vero per gli ultra settantenni, però in realtà è pericoloso anche per i giovani. Proprio di oggi una brutta notizia di una giovane 21enne di Romano Canavese, madre di un bimbo piccolissimo che purtroppo è deceduta per delle complicazioni a causa del Covid. Sì, Quindi l'età media si è molto abbassata. dobbiamo fare tutti attenzione e rispettare le regole. Christian, in questa puntata di Rock Politic, di cosa ci parli? Ecco, questa nuova puntata ho deciso di parlare di due argomenti, uno che ci riguarda più da vicino, ossia cioè la disputa sul fatto che il Piemonte è stata inserita dal Ministero della Salute come zona rossa. E Sì. anche parlare, avere un occhio di riguardo sulle elezioni americane, perché comunque è stato un argomento molto mo che ha spaccato in due l'opinione pubblica, anche nel nostro piccolo. E comunque sono delle elezioni storiche che avranno delle ripercussioni anche in Italia, anche in canavese nel nostro piccolo. E quindi ho cercato un po' di analizzare anche le elezioni americane dal mio umile punto di vista. Certo. Questa puntata è in diretta a metà, nel senso che comunque ci avevi mandato pochi minuti fa il video che avevi registrato con le tue riflessioni. Vediamolo insieme. Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ecco, dopo quasi un anno siamo di nuovo nella stessa situazione, ossia lockdown. Con l'Obiettivo News abbiamo fatto questa scelta, ossia di lavorare di nuovo da remoto, tra virgolette in smart working, perché per dare in primis il buon esempio ai cittadini, cioè nel senso, essendo un giornale, divulgando informazione quotidianamente. Secondo, per incentivare anche molti cittadini che vogliono dire la loro idea, il loro pensiero su questa situazione, di chiederci di fare interviste in remoto. Noi siamo a vostra disposizione, possiamo fare tutto quello che volete. Ecco, partiamo da qualche notizia. È stata una settimana intensa, intensa, sia a livello politico internazionale che a livello politico locale. Ecco. Io partirei da quella che ci riguarda di più, ossia il fatto che il Ministro della Salute, il Ministro Speranza, ha inserito il Piemonte come zona rossa. Ecco, in questi ultimi giorni ho sentito tantissime lamentele da parte anche di politici, di enti istituzionali sul fatto che il Piemonte fosse zona rossa. Ecco, mi dico, ma stiamo scherzando? Ma davvero, cioè, il Piemonte è messa malissimo, ragazzi, malissimo. A Orbassano addirittura le chiese sono state trasformate in centri ospedalieri, dove abbiamo messo dei letti nelle chiese. Abbiamo
ogni giorno lamentele da parte del personale sanitario del fatto che è completamente saturo, gli ospedali sono completamente saturi, ma poi proprio a mano possiamo testarlo, c'è tantissima gente positiva intorno a noi, il virus ormai in Piemonte sta circolando a livelli esagerati, quindi sulla decisione del Piemonte come inserita nella zona rossa, nella fascia rossa, secondo me non c'è niente da discutere, possiamo fare una discussione sul fatto di questo coronavirus, le implicazioni delle chiusure sull'economia e tutto, però non possiamo discutere sul fatto che il Piemonte sia una delle zone più colpite in tutta Italia, insieme alla Lombardia, considerando anche il fatto che siamo la decima regione per popolazione e siamo la seconda più colpita dopo la Lombardia. Quindi non ha molto senso discutere su questo. Possiamo discutere delle scelte apportate dal governo in questo momento, sia il fatto di negozi aperti, sì, alcuni, poi alla fine quasi tutti, però alcuni no, alcuni sì, bar e ristoranti assolutamente no, però fanno asporto. C'è una confusione totale, alla fine il lockdown si è rivelato un lockdown molto soft, per fortuna, ma come è giusto che sia, anche perché le persone comunque hanno il diritto di circolare, nel senso si consiglia di stare assolutamente a casa, però comunque si può andare a prendere un caffè da sport, in teoria, diciamo, arrivarlo si può, è giusto che sia così. E quindi le forze dell'ordine circolano molto di meno. Anche perché non ho delle misure precise sul da farsi, nel senso non sappiamo bene come far anche rispettare le regole perché il DPCM è molto confuso, molto confusionario. Quindi serve riequilibrare di nuovo tutto e riformulare di nuovo tutto da capo, secondo me, perché siamo in uno stato quasi paradossale, ecco. Seconda cosa, parlerei delle elezioni in America, ecco, cambierei totalmente discorso, cambierei totalmente luogo. Perché le elezioni in America? Le elezioni in America sono state molto sottovalutate quest'anno, essendoci appunto questa situazione causata dal coronavirus, dal Covid-19. Però sono delle elezioni storiche, tutti i media americani le hanno definite come delle elezioni storiche, gli stessi candidati le hanno definite come delle elezioni storiche. Perché? Perché sancisce un passaggio storico. Ormai il sovranismo sembra prendere piede in tutto il mondo ed ecco che lo sponsor principale del sovranismo prende tra virgolette, una bastonata. Trump non ha ancora riconosciuto la sconfitta, parla di brogli elettorali, ecco, anche questo tema qua che ha diviso, spaccato molto l'opinione pubblica, anche nei social, ho visto, ho letto molto anche su Facebook, molti cittadini orolesi che si sono, tra virgolette, scannati su questo tema. Sui brogli, io posso dire, parlando nella maniera più obiettiva possibile, che se ci sono stati dei brogli, può essere, perché viviamo ormai in un mondo paradossale, se ci sono stati dei brogli, bisogna avere delle prove per parlare di ciò, perché non si può mettere in discussione un sistema come quello americano, la democrazia più forte al mondo, più famosa al mondo, il simbolo, cioè l'esempio che dovrebbe essere per tutti gli altri paesi del mondo, la democrazia americana, non si può mettere in discussione così con delle parole dette a caso solo perché non si vuole, tra virgolette, accettare una sconfitta. Ecco, io non dico, non voglio, sono un garantista, non voglio saltare subito a conclusioni. Quindi dico che Trump può anche avere ragione, possiamo essere d'accordo o no, però senza prove è solo aria fritta. Quindi bisogna fare attenzione, perché si rischia di polarizzare sempre di più il dibattito pubblico e si rischia di arrivare poi a una guerra civile, può essere, è troppo, secondo me no. Si può arrivare a una guerra civile, perché anche se viviamo nel 2020, l'uomo è sempre un animale che sbaglia in continuazione e non impara mai dai suoi errori. Quindi si può arrivare di nuovo a una guerra civile. Bisogna fare attenzione, anche perché comunque attaccare gli oppositori politici, in questo caso parlo dei democratici, cioè Trump che accusa i democratici, ci può stare, avrà le sue ragioni, deve dimostrarlo. Perché così si rischia solo di criminalizzare l'opposizione politica, i giornalisti, i media, ed è così che nascono, diciamo, tutte
tutte le grandi guerre civili, tutti i grandi golpe, tutte le grandi dittature. Quindi attenzione e pesare le parole. Ecco, Biden da questo lato ha saputo pesare le parole. Poi Biden ha tanti limiti, uno dei primi è la sua età, molto un politico vecchio, possiamo dire un politico vecchio a 78 anni. È stato un politico molto intelligente e molto furbo, a dimostrazione dei suoi 40 anni di carriera. La scelta di Kamala Harris è una scelta straintelligente, è riuscito a coinvolgere, a prendere quei voti di quell'America che probabilmente non avrebbero mai votato né Trump né Biden. Quindi complimenti a Biden per la vittoria. Ovviamente non potremmo pensare che con la vittoria di Biden il mondo sia di nuovo rose e fiori, anche perché a livello economico quello che ha fatto Trump in questi anni non può essere ripetuto così subito, diciamo a caso. Cioè, nel senso, Trump ha fatto dei miracoli a livello economico, ha portato le borse le ha portate al massimo storico. Quindi, piano, nel senso, ad accusare Trump e parlarne come un politico incapace. Ha comunque fatto una scelta durante questa pandemia, quella di tenere tutto aperto, che comunque non è stata una scelta assolutamente facile. C'erano due linee, quella cinese e quella americana. Quella cinese è stata quella di bloccare tutto per far scomparire il virus e tornare alla normalità. L'America, Trump, non si è potuto permettere di chiudere tutto, perché comunque l'America è uno stato con un alto debito pubblico e fare altro debito su altro debito non è sicuramente salutare per l'economia. Ha fatto una scelta, è quella di tenere tutto aperto, cercare l'immunità di gregge. Cioè, nel senso, è facile giudicare, però bisogna anche cercare di comprendere tutti i passaggi che hanno portato questa scelta. In Europa si è scelto un altro tipo di chiusura: chiudere sì, chiudere no, riaprire, chiudere. Ecco, questo, secondo me, la scelta europea forse è stata la scelta peggiore in tutto il mondo, tra Cina e Stati Uniti. L'Europa si è nuovo messa in mezzo, non è stata una scelta molto, tra virgolette, intelligente, perché siamo sicuramente quelli che hanno patito di più a livello economico e anche a livello sanitario. Per quanto riguarda di nuovo il discorso di Biden, si può in questo caso formare una nuova cultura globalista, una nuova cultura mondiale. Biden è sicuramente, diciamo, votando Biden si è scelto anche formare un nuovo tipo di cultura, ecco. Una cultura basata sulla comunità, sull'integrazione di queste anche comunità che sono sempre state discriminate, sono sempre state fuori dal dibattito pubblico, gli LGBT. Ossia, sembrano di gay, omosessuali, transessuali, quindi comunità che fino ad oggi non hanno vissuto appieno la vita comunitaria. E con Biden si va verso questo ingresso, diciamo, nel senso c'è stata la centralità di questi valori post-materialistici. Questo è importante secondo me, perché comunque si può giudicare tutto, nel senso, siamo qui appunto, non giudichiamo, nel senso, si può giudicare non tanto la sessualità di una persona, ma si può discutere del tutto. Biden è stato coraggioso, ha fatto una scelta e secondo me è l'unica scelta perseguibile, ossia l'integrazione di tutti, perché tutti, a differenza della nostra sessualità, facciamo parte di una comunità e meritiamo di vivere appieno la vita comunitaria, perché tutte le persone, a differenza della loro sessualità o del loro genere di sesso, possono contribuire a migliorare la nostra civiltà, che ha bisogno in questo momento di tutti, di tutti. E quindi Biden ha fatto una scelta coraggiosa sia con Kamala Harris che su questa tematica. Quindi su questo complimenti a Biden. Veramente tanti complimenti, è stato molto coraggioso e è stata una scelta vincente. E secondo me la vittoria di Biden va ricercata qui, in questa scelta e sull'ambiente, che è una tematica in cui lui ha insistito molto e che è molto sentita dai giovani americani e dai giovani europei e che tra qualche anno penso diventerà una tematica centrale anche in Italia con il Movimento dei Verdi, come ho sempre ripetuto. Grazie dell'attenzione, ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie Christian, grazie per questa tua analisi. E Grazie a voi. la prossima puntata di Rock Politics sarà di nuovo analoga, quindi con un collegamento da remoto. Sì,
possiamo anche, come abbiamo detto, cercare di fare delle interviste, delle discussioni anche tramite i cittadini canavesani. Ecco, noi siamo a disposizione di tutti, come diciamo sempre. Certo, difatti. Ti Grazie mille ringrazio. Magda. A Grazie mille, Christian. A presto. presto, rispettiamo le regole. Rispettiamo le regole, Christian, hai ragione. Diciamolo tutti e continuate a seguire Rock Politics con Christian Cucci.